Tanto che condivido, ok, ti lascio la parola e buon seminario a tutti. E ci aggiorniamo alla fine. Perfetto. Allora, ti devi mettere però nell'altra modalità schermo intero? Sì, sì, arrivo. Ecco, così vedete bene, no? Si vede? mm, no, sempre che vediamo anche tutto il resto, ok, vedo tutto il resto, adesso. No, vediamo anche la diapositiva successiva sulla destra. Allora aspetta. Devi fare scambio schermo. Eh, ma. Ora si vede bene. Eh, a posto. Aspetta. Ok, ottimo. Allora. Buongiorno a tutti quanti. Eh, per chi non mi conosce, il mio nome è Nadero Bue. Io lavoro all'interno del gruppo GoAd in Roma 2. Mi occupo di dati oceanografici acquisiti da osservatori marini profondi. E faccio parte del gruppo dell'infrastruttura di ricerca EMSO Eric, da quando si è costituito, occupandomi appunto come responsabile della parte oceanografica relativamente alla nostra alla nostra faciliti. Io vi ringrazio di questa opportunità che mi dà modo di presentarvi. Le, il lavoro che facciamo, comunque parte del lavoro che facciamo all'interno della nostra infrastruttura di ricerca e questo um, lavoro che vi presento oggi è un espediente per farvi un po' um, avvicinare sia al mondo dell'infrastruttura di ricerca ma anche comprendere quali sono effettivamente i benefici eh, che um, vengono fuori dall'utilizzo delle infrastrutture di ricerca in ambito di osservazione dei processi ambientali. In questo caso i processi ambientali sono prelegati all'osservazione all e allo studio degli eventi, eventi estremi. Dunque, il, questo, questo lavoro fornisce lo stato dell'arte, delle, delle conoscenze, delle metodologie delle tecnologie che sono messe in campo a livello globale per affrontare i fenomeni ambientali e in particolar modo quei fenomeni ambientali che sono caratterizzati da un elevato impatto ambientale come possono essere appunto gli eventi estremi si tratta di una di una review effettivamente che è nata dalla sinergia di eh, con colleghi appartenenti a differenti infrastrutture di ricerca a livello a livello mondiale e che attraverso l'esempio degli Eventi marini estremi punta a evidenziare ehm, un nuovo approccio, a sponsorizzare un nuovo approccio ehm, e eh, a evidenziare anche la mancanza di informazioni, le lacune ancora eh, profonde che si hanno nell'ambito della conoscenza dei processi ambientali e come questi, questi gap possono essere superati o quantomeno eh, minimizzati dall'utilizzo delle infrastrutture di ricerca. L'obiettivo quindi è quello di valorizzare in qualche modo e di illustrarvi i vantaggi di un approccio multidisciplinare, multiparametrico, distribuito come quello delle appunto, infrastrutture di ricerca, eh, finalizzato a comprendere meglio i processi ambientali, a risolverli meglio, a capirne gli impatti e quindi eventualmente a contribuire in maniera molto più efficace nella misura in cui si vogliono e si possono prevedere dei rischi diciamo che rispetto a quella che è lo standard diciamo, iniziale di osservazioni degli eventi naturali in cui un po l'approccio era quello di eh, osservativo fatto nel contesto del, 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 del singolo evento naturale, l'approccio eh, che si sta sviluppando negli anni insomma, più recentemente, anche e soprattutto grazie alle infrastrutture di ricerca, è un approccio molto più sistemico, basato sulla possibilità di integrare informazioni anche di differenti eh, di dominio in maniera tale da... Aumentare la, la conoscenza nell'ambito dei processi che si sviluppano ed essere capaci anche di, di far fronte a, a quelli che sono gli studi degli impatti, quindi anche in termini poi previsionali degli, degli eventi stessi. L'esempio che qui vi ho riportato è un esempio: non si vede il mio puntatore, vero? Non lo vedete? Lo vedete? Non lo so. Eh, lo sto utilizzando ma mi sa che voi non lo vedete almeno nell'altro schermo io non lo vedo ad ogni modo l'immagine che qui vedete riportata è un esempio semplificativo che abbiamo utilizzato all'interno del, della pubblicazione per come dire semplificare in qualche modo la complessità del sistema che vogliamo andare a investigare, che vogliamo osservare corredato di tutte quelle che sono le moltiplici interazioni degli eventi estremi e delle relative influenze che queste possono avere e produrre, quindi non soltanto considerando l'evento estremo fine a se stesso, potremmo dire, ma eh, andando a valutare anche tutti quegli effetti a catena, quegli effetti secondari che spesso fanno magari un'intensità minore, quindi sono. Mh, diciamo meno impattanti nello short term ma hanno degli effetti anche molto più amplificati nel lungo termine e quindi in qualche modo poi costituiscono il vero e proprio impatto a livello, a livello ambientale. In questa immagine è stata volutamente anche riprodotta e riportato, mh, lo vedete in giallo, insomma in una, in una sfera un po' più grande, il riscaldamento globale, cioè l'aspetto del riscaldamento globale che qui è rappresentato proprio come una macroarea che intende abbracciare tutti i vari differenti tipi di processi e con l'obiettivo di mettere in, con, in, in continua correlazione, in continuo scambio di informazioni i vari processi e quindi far comprendere come i singoli eventi in qualche modo sono connessi e sono correlabili eh, con una problematica di più ampio respiro come il global warming, hanno degli effetti eh, di amplificazione spesso eh, sul, sul global warming e di conseguenza hanno, ricevono un feedback positivo da quest'altro eh, con una, ehm, come dire, favorendo un'insorgenza, una frequenza di insorgenza di questi eventi molto più, molto più, molto più alta. Per diciamo, affrontare questa tematica all'interno del nostro lavoro, ovviamente non abbiamo potuto trattare tutti gli eventi estremi eh, del caso, ma ci siamo dovuti in qualche modo... Eh, contestualizzare in un range di azione molto più, più, più stretto quindi prendendo in considerazione gli eventi estremi marini e prendendo ad esempio ad alcuni, alcuni eventi in particolare che ci permettessero all'interno di questo lavoro di illustrare al meglio in maniera quanto più esaustiva possibile come eh, le diverse infrastrutture di ricerca eh, Integrandosi o più o meno integrandosi tra di loro siano riusciti a far fronte a determinate problematiche. Il primo esempio che vi propongo e che, insomma, viene illustrato all'interno di questo lavoro riguarda le onde di calore marine. Eh, le ondate di calore atmosferiche sono dei fenomeni largamente conosciuti, famigerati per, per i loro impatti devastanti, eh, quelle marine in realtà non sono da meno, cioè sono comunque del, dei fenomeni che si verificano negli, negli oceani, hanno conseguenze altrettanto gravi, sono meno noti. Sono meno noti perché? Perché se in ambito atmosferico, meteorologico il dato è molto più denso e distribuito, in ambito invece marino, oceanico il dato è molto più Molto più diciamo scatterato. L'informazione in realtà su cui si basa la, 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 lo studio delle Marine Heat Waves è comunque un dato ehm, ad oggi molto fruibile. Si basa su delle informazioni di temperatura superficiale, che ad oggi la, te, la, la tecnologia satellitare eh, diciamo copre largamente con un'ampia risoluzione. Quello che però ad oggi manca rispetto allo studio di questi processi che come vi dicevo non, non vogliono abbracciare soltanto l'acquisizione la, 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 potremmo dire la, il, il catturare l'evento in sé per sé ma anche guardare a tutta la, la dinamica che li, che li guida e che mh, di contro viene prodotta nel momento in cui questi processi si innescano, eh, è proprio la lacuna che riguarda, in questo caso, il, le, le marine heat waves, cioè la capacità predittiva degli impatti di questi eventi negli stati più profondi. Questo ha un duplice significato. Da un lato, la capacità di essere effettivamente in grado di valutare l'impatto e il rischio che eventi del genere possano, possono produrre nella, nella misura in cui si manifestano, ma dall'altro dall lato c'è anche l'esigenza di andare a comprendere quei meccanismi che sostengono e governano questi, questi eventi e che li innescano e che li possono essere amplificati nel tempo. Quindi anche in funzione di quello che è poi uno stress di tipo, di tipo climatico. Quindi da un lato teniamo in considerazione quella che è l'osservazione short term del, dell'evento, dall'altro lato invece andiamo a guardare quella che è la sua evoluzione nel lungo termine, ed essere quindi in grado di fare dei ragionamenti predittivi sull'evoluzione che questi eventi hanno nel corso del tempo. E quindi quali sono poi gli stress che effettivamente entrano in gioco e come si comportano e come variano. Quindi come vedete il, il tipo di approccio è un approccio estremamente ampio e molto variegato nel, nel, nella tipologia di, di problemi che devono essere in qualche modo messi a sistema. In, nella mappa, in, questo, in questa diapositiva, vengono riportati, sono stati riportati eh, gli eventi diciamo, più importanti, più significativi accaduti a livello globale negli ultimi anni. Ricorderete molto probabilmente l'evento del 2003 che ha colpito direttamente il Mediterraneo, producendo un diciamo aumento di temperatura superficiale che andava da un grado a tre gradi a seconda insomma, delle zone di costa, delle zone insomma, più a largo, eh, totalmente al di fuori di quelli che sono i valori medi climatici per, per quest'area. Eh, un altro evento che probabilmente ricorderete molto più vicino a noi è stato quello dell'anno scorso, che ha interessato la parte soprattutto più orientale del, del, del bacino mediterraneo. Comunque eventi del genere in ogni caso producono degli impatti immediati e molto evidenti nel, nel, nell'ecosistema, proprio nel sistema eh, ambientale in cui avvengono, ma soprattutto si portano dietro degli effetti per. per per un certo lasso di tempo in funzione di non soltanto quella che è l'intensità iniziale del segnale, ma di tutte le variabili al contorno e tutti gli effetti secondari che vengono innescati. In questa stessa slide quindi vi ho riportato qui: vedete un grafico con delle variazioni di salinità e di temperatura acquisite, in particolar modo, nella, nella, nella costa nord-est del Pacifico, eh, dal. Dall'infrastruttura Ocean Network Canada. La cosa interessante eh, che mh, vorrei evidenziare in questa, in questa slide è come il, il fenomeno dell'anomalia dell di temperatura sia stato ben registrato a partire dal, dal mh, primo momento dell'insurgenza e sia stato seguito nel tempo. La cosa in, importante in questo caso che da... Eh, diciamo il senso dell'integrazione, della multidisciplinità dell'alta frequenza dei dati che vengono acquisiti attraverso le infrastrutture di ricerca e proprio la capacità di osservare un fenomeno eh, con più, da più infrastrutture di ricerca e quindi poi mettere anche a sistema informazioni complementari che ci possono guidare rispetto all'interpretazione del processo in atto. Eh, in questo caso, la, la, i dati disponibili hanno eh, reso possibile non soltanto quindi individuare l'evento in, in, nel momento in cui si è verificato, ma anche il, hanno seguito l'evoluzione rispetto alla sua propagazione nella parte, poi della, della parte costiera più interna, ehm, dove appunto sono registrate dei, delle alterazioni della temperatura di un grado e mezzo e dove soprattutto il segnale si è mantenuto per circa, per circa tre anni causando tutta una serie di impatti locali e poi con ripercussioni successive su quelli che erano gli ecosistemi e gli ambienti circostanti abbastanza rilevanti. Un altro un, diciamo, esempio che abbiamo utilizzato per... Um, Dire, stressare l'importanza delle osservazioni integrate e di quanto, questa possa, quanto la ricerca in generale possa beneficiare di questo approccio e, e questo dato integrato possa in qualche modo aiutare e supportare anche la, la capacità di, di migliorare la previsione, di caratterizzare meglio i fenomeni e prevederli meglio, eh, ci viene offerta anche dal, dal caso dei cicloni tropicali. I cicloni tropicali sono tipicamente dei fenomeni eh, fortemente accoppiati con il riscaldamento della superficie marina, quindi eh, risentono anche in questo caso ad esempio delle anomalie come le, le ondate di calore marine, ma come le marine heat wave sono in qualche modo eh, frutto di un'elaborazione di un dato superficiale di temperatura. Nel tempo quindi, anche per questo tipo di, eh, di processo, un grande impatto l'ha avuto la, la tecnologia satellitare che ha permesso di assimilare un quantitativo di dati eh, molto grande, con una copertura e una rivoluzione molto efficace, al punto da riuscire a eh, rendere i, i modelli molto più performanti ed essere, come dire, in grado di eh, conoscere e studiare al meglio quello che è la, la, il meccanismo che, che porta alla, al, al, alla nascita, diciamo, all'insorgenza di, di questi cicloni, al loro sviluppo e alle distribuzioni. Quello che rimane ad oggi ancora un po' più risolto e che quindi... Ad essere la prossima sfida per quanto riguarda la, la, le capacità predittive relativamente ai, ai cicloni tropicali, qui sappiamo che gli impatti sono ben noti e molto, molto importanti, è la possibilità di ehm, avere una previsione su scale temporali diverse, quindi non andare più semplicemente su quello che è un fenomeno in short term, ma passare da scale temporali breve a scale temporali stagionali o addirittura più lunghe. Un ruolo in, questo, in, questa, in questa computazione, ovviamente, eh, ce l'ha crucialmente l'oceano, che è esattamente quel reservoir energetico capace di immagazzinare l'energia necessaria per, per triggerare questo tipo, questo tipo di eventi. Eh, recentemente però si è dimostrato che seppur insomma il dato satellitare l'SST è come dire la, la base di partenza su cui si fanno le, le, le maggiori computazioni eh, per quanto riguarda questo tipo di, di eventi anche l'informazione in realtà sul superficiale della temperatura eh, permette di modulare eh, adeguatamente ad esempio quello che è l'andamento invece stagionale di questi tipi di, di eventi e quindi in qualche modo allargare la capacità predittiva a quelli che sono le possibilità di avere in determinate stagioni un certo numero di eventi, una certa intensità che si distribuiranno in, un certo, in, una, certa, in una certa area. Ovviamente in, in questo senso il, la modellistica gioca un ruolo altamente predominante. Eh, oltre a quelli che sono i modelli computazionali matematici, computazionali eh, normali proprio per lo studio del, del, dello sviluppo del, del, dei cicloni tropicali, un grandissimo aiuto e una grandissima importanza hanno proprio i modelli di circolazione accoppiati atmosfera-oceano che tengono proprio in considerazione quindi anche quello che è lo scambio ehm, atmosfera-oceano, sia a livello generale che a livello regionale e che ovviamente contribuiscono aiutando nella capacità di prevedere e determinare eh, i cicloni tropicali e la loro, e la loro intensità. Un altro esempio riportato sotto eh, invece riguarda i livelli, il, il sea level e fondamentalmente gli eventi estremi del livello del mare. Ora, sul, sul sea level chiaramente credo che siamo tutti abbastanza consapevoli eh, essere uno di quei driver del, del cambiamento climatico che sta eh, continuando a incrementare e che è fondamentalmente su cui il. il, diciamo il il warning è veramente molto, molto sviluppato, accentuato e per cui ormai le previsioni, in maniera diciamo ineluttabile, hanno un po' anche ridisegnato i limiti e i profili di costa di, di, di gran parte delle coste a livello mondiale. Quello che eh, invece però emerge più recentemente, quindi con un dato molto più forse inquietante, è la, la, la periodicità con cui questi eventi estremi eh, del livello del mare, che finora sono stati registrati con una frequenza molto 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 bassa diventano invece un fenomeno molto più frequente e mh, si prevede che nel, nell'arco del ventunesimo secolo questi eventi diventeranno degli eventi molto molto abituali ora i eventi estremi del mare sono mh, generalmente indotti mh, da una sovrapposizione di quella che è la variazione media del livello del mare a bassa frequenza e le fluttuazioni del livello del mare ad alta frequenza è chiaro che gli eventi più pericolosi quelli effettivamente detti estremi, sono causati da fenomeni simultanei ad alta frequenza, quindi dalla, dalla, da, da una sommatoria di, di elementi eh, di alta frequenza, come possono essere le mareggiate, le interazioni con le onde di corrente, con le onde di vento, che chiaramente sommate tra di loro eh, hanno un effetto molto, molto più amplificato. E, Fino a produrre quelli che poi sono i famosi meteo tsunami, ad esempio. L'immagine che qui vi riporto in questo grafico eh, ci descrive l'andamento di un eh, sensore di pressione eh, posto a fondo mare. Nel caso del, della linea più chiara celeste, siamo a. Una, Profondità abbastanza superficiale di 25 metri, invece l'altra siamo a 100 metri, quella più scura. E in ogni caso, il segnale che viene riportato interessante è proprio la sovrapposizione. Al rispetto a quello che è l'andamento in bassa frequenza collegato alle maree di un segnale ad alta frequenza legato a un evento di, di, di tempesta avvenuto in un determinato arco temporale che ovviamente si manifesta eh, con una tempistica maggiore sugli strati più superficiali ma come vedete si risente anche nella parte più più profonda ora un dato del genere che cosa ci, cosa ci dice ci, ci dice che l'informazione anche ad alta frequenza, è un dato estremamente importante e, mh, è, come dire, cruciale nel momento in cui si vogliono sviluppare dei, dei sistemi. Preview. Previsionali, si vogliono implementare i sistemi previsionali e si vogliono poi creare eventuali sistemi di allerta per mitigare eventuali rischi. No? Quindi è chiaro che eh, avere un dato continuo in alta frequenza ci porta, da un lato, a riuscire a caratterizzare meglio il, il fenomeno stesso, ma in qualche modo anche a definire tutta una serie di eh, elementi di preconditioning. Potremmo dire che. Ci danno dei presupposti per poter ragionare anche su delle fenomenologie su lunga scala, poi. Quando ovviamente poi parliamo di ehm, come dire, eh, sistemi di allerta, non, non potevamo non citare e non prendere come esempio anche la, le, quello più strettamente collegato, ad esempio, ai fenomeni di, di allerta per, per tsunami. Ora è chiaro che. Parlando di, di tsunami, bisogna sempre fare una grande attenzione, i terremoti bisogna sempre fare una grande attenzione, il, posto che l'imprevedibilità del, del, del terremoto, eh, ma anche la velocità con cui poi le onde eh, si propagano, rende sicuramente il, il warning eh, sia sismico che poi legato al, agli tsunami una delle sfide forse più ampie e più... Ampia, più mh, più grandi, no? più importanti nel, nel panorama della, della ricerca ambientale nei sistemi osservativi, eh, nell'implementazione dei sistemi osservativi. Ovviamente eh, la premessa qual è? Che eh, anche qui la, la possibilità di integrare osservazioni di tipo differente ci aiuta per poter migliorare quell'aspetto eh, di... Mh, gestione della, della previsione di accuratezza dei, dei, degli strumenti, dei modelli che utilizziamo per poter poi identificare effettivamente questi eventi. Quindi in questo caso il, il rilevamento precoce di un terremoto in zone sottomarine, ad esempio in zone di subduzione, possono essere molto utili per stimare la probabilità di un'eventuale insorgenza di uno tsunami. E da questo punto di vista l'integrazione di dati che provengono dall'offshore e che possono essere forniti da infrastrutture marine che per loro connotazione hanno un approccio multidisciplinare, quindi non forniscono soltanto il dato sismico piuttosto che il dato di pressione della colonna d'acqua a fondo mare, ma un corredo di altri dati a supporto, i dati acustici o comunque già l'integrazione di tutte queste informazioni insieme fa sì che eh, si possa contribuire non soltanto allo studio, al miglioramento della conoscenza del processo in sé, ma a dare anche una serie di informazioni con delle alte frequenze e quindi anche con delle eh, diciamo tempistiche eh, elevate affinché poi il miglioramento e l'accuratezza dei modelli che vengono utilizzati per il riconoscimento di eventi eh, pericolosi come gli tsunami possano effettivamente essere, essere efficaci e questo ovviamente a prescindere da che il tsunami in questo caso possa essere più o meno connesso da un triggerato da un, da un, da un evento sismico oppure no. L'obiettivo quindi qual è quello di in qualche modo fornire attraverso eh, il dato proveniente da un'infrastruttura di ricerca un dato integrato e eh, integrabile soprattutto che possa eh, contribuire a migliorare l'affidabilità eh, dei servizi di, di allerta precoce. Quando ovviamente parliamo di, ehm, di infrastrutture di ricerca, soprattutto nell'ambito dei sistemi di warning, occorre puntualizzare alcune, alcune cose. La prima è che ovviamente l'infrastruttura di ricerca non è... Eh, l'elemento preposto a fare warning, il fatto che poi lo faccia o meno è indipendente, ma diciamo non è la finalità primaria per cui nasce e si struttura un'infrastruttura di ricerca lo scopo dell'infrastruttura di ricerca che per definizione è un ambiente aperto quindi è già di per sé diverso forse da quello che invece è più tipicamente un sistema di alert che è invece vincolato a dei, a dei protocolli ben precisi, stringenti, concordati con quelle che poi sono le, 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 le politiche delle agenzie eh, nazionali delle protezioni civili. E, e contrariamente a questo, invece un ambiente estremamente aperto, molto interattivo, dove l'utente eh, ricercatore viene e può proporre un proprio esperimento, quindi si può in qualche modo agganciare e fruire di un'infrastruttura per eh, contribuire a una nuova innovazione. Questo, questo, questa immagine che vi ho riportato qui in blu vi dico il colore perché ritengo che non, non vediate sempre il mouse che vi sto indicando, in cui vi sto indicando comunque questi pallini blu in qualche modo cercano di sintetizzare, secondo me, in maniera abbastanza esaustiva il concetto che racchiude l'infrastruttura di ricerca, che, per definizione, è una, dicevamo, una struttura aperta preposta a fornire servizi e risorse alla comunità svolgere che cosa? Attività di ricerca e promuovere l'innovazione. Quindi c'è come dire un flusso continuo e quasi a, a feedback positivo continuo, quindi eh, di amplificazione tra quello che è il dialogo e del trasferimento di conoscenza che si viene a sviluppare attraverso la ricerca di eccellenza che si riesce a fare, ma anche attraverso lo sviluppo tecnologico e poi quella che è proprio l'opportunità la, 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 di poter accedere a quanto viene sviluppato e in qualche modo contribuire all'ulteriore sviluppo di questo in un continuo flusso eh, connesso tra di loro. L'idea quindi qual è alla fine? Cioè, il valore aggiunto dell'infrastruttura di ricerca è quella di utilizzare la scienza come, come cardine, come elemento centrale attraverso il quale si vuole sviluppare creare uno sviluppo, uno, uno sviluppo sociale, uno sviluppo economico, si vuole creare innovazione, quindi promuovere l'innovazione, innovazione che è necessaria poi per affrontare quanto più possibile nuove, eh, le nuove sfide eh, sociali, nel nostro caso le sfide, le sfide ambientali. Quindi se riportiamo questo concetto della, di che cos'è un'infrastruttura di ricerca, che cosa serve nell'ambito ambientale, non dobbiamo poi fare altro che declinare, se volete, questo, questo, questo approccio all'interno di quelli che sono i moltiplici domini del sistema Terra. È ovvio che ehm, la complessità del, del sistema Terra, soprattutto da un punto di, di vista osservativo, ma non solo, anche proprio da un punto di vista di quella che è la comprensione del suo funzionamento, dei suoi meccanismi, delle sue dinamiche, non possono ovviamente essere affrontate da una singola infrastruttura di ricerca. Ma hanno bisogno di eh, come dire, una settorializzazione, potremmo dire, quindi di domini di competenza all'interno delle quali si sviluppano le infrastrutture di ricerca. Infrastrutture di ricerca che, però, proprio per rispondere alla caratteristica diciamo, peculiari che vi facevo vedere un po' all'inizio di questa presentazione, in cui vi mettevo in connessione banalmente i processi degli eventi estremi, ma se volete poi più allargascale scala tutte le dinamiche che coinvolgono. Il, il pianeta Terra devono essere aperte, devono essere interoperabili. Quindi caratteristica necessaria dell'infrastruttura ambientale è quella che eh, si sì, focalizzata su un aspetto specialistico, su un dominio specialistico, che sia l'aria, che sia l'acqua, che sia l'ambiente terrestre, che sia più la parte ehm, diciamo biologica ecosistemica però deve in qualche modo parlarsi, essere in grado di dialogare con tutte le altre sfere e quindi essere in grado poi di interagire, produrre un dato che sia intellegibile, che sia sfruttabile e che sia eh, utilizzabile da tutti quanti per gli scopi più differenti eh, in cui la ricerca ambientale deve, deve, deve assolvere. Ovviamente la, la scala dei processi e la loro complessità richiede che, cosa? che queste eh, infrastrutture di ricerca siano in primo luogo degli, degli hub di grande tecnologia, quindi di, degli hub di grande dove l'innovazione tecnologica è una, una, un requisito di base, potremmo dire. Eh, L'altro elemento peculiare che fa sì che un'infrastruttura di ricerca sia un'infrastruttura di ricerca è quella di eh, riuscire a condividere, di essere totalmente aperta e i, i dati diciamo, in suo possesso, si vengono l'informazione e la conoscenza acquisita, possa essere condivisa e acquisita quindi da tutta quanta l'utenza del mondo della ricerca. A partire da questa, diciamo che questi due elementi diventano poi gli elementi essenziali per innescare tutto, tutto quella, il, il processo di collaborazione internazionale nella migliore ricerca, che fa sì che eh, si possano effettivamente studiare e affrontare le, le sfide globali. I dati che provengono dalle di ricerca sono dati che ehm, Devono per loro natura quindi rispondere a delle, delle caratteristiche molto stringenti. Dicevamo prima: le infrastrutture di ricerca si devono tra di loro parlare, si parlano attraverso dei flussi di dati che devono essere eh, comprensibili da tutte le varie comunità. Quindi in qualche modo bisogna abbandonare quello che era eh, l'approccio in cui ognuno si guarda il proprio evento, il proprio processo e in qualche modo utilizza una metrica. Comprensibile ma comunque molto specifica del, dell'ambiente del sistema che sto osservando, invece, si adatti a una ehm, diciamo eterogeneità di utenza e quindi si creino delle standardizzazioni efficaci affinché eh, l'utente eh, globale possa beneficiare di quel dato. Vi ho aggiunto questa slide perché eh, in un contesto in cui vi parlo di, di questo articolo e in cui vi, vi ho fatto vedere eh, il contesto diciamo, eh, scientifico, di utenza scientifica da cui nasce, quindi viene fuori, come dicevo, da uno sforzo di. Mh, innanzitutto di comunicazione direi tra eh, ambienti differenti, ambienti differenti sia in termini appunto disciplinari. Che di distribuzione geografica, quindi di tutte quelle che poi sono delle, delle, dei, dei protocolli, delle metodologie eh, sviluppate nel corso degli anni differenti, mi, mi faceva in qualche modo, ritengo che sia comunque utile farvi capire un po' l'evoluzione. Quindi, eh, com'è che nasce un articolo del genere, da cosa origina? L'evoluzione parte, diciamo, dal, dal, dal Dall'incipit appunto di voler, nel momento in cui eh, si avvia un, un progetto infrastrutt infrastrutturale, si comprende la necessità di essere integrabili e quindi si cerca l'integrazione, si cerca la cooperazione, ci, si cerca la collaborazione con Innanzitutto con quelle che sono almeno le controparti, le omologhe no? in, in altri paesi. Il progetto Vopius che è stato finanziato nell'ambito del settimo programma quadro eh, ha fatto proprio questo, cioè aveva l'obiettivo di cominciare a costruire la cooperazione internazionale partendo da eh, un, un progetto bilaterale appunto come com era questo eh, dove si favoriva appunto l'interazione tra, tra utenti sono appunto erano coinvolti nelle principali progetti infrastrutturali di ricerca eh, legati sia nel mondo diciamo, dell'ambiente della, dell insomma delle infrastrutture ambientali in Europa e nelle, nelle controparti statunitensi. Diciamo che questa prima esperienza è stata sicuramente estremamente entusiasmante, ha insegnato tanto. Ci ha ammesso molti elementi su cui che, che hanno portato. L'evoluzione a cui le infrastrutture di ricerca oggi sono, ha messo però anche in evidenza tutta una serie di difficoltà, di limiti oggettivi che nel tempo eh, non sono stati necessariamente tutti risolti, ma che in qualche modo sono stati attenzionati, e eh già insomma questo è un elemento abbastanza, abbastanza importante. Primo, tra tutti, banalmente per citarvene uno, è anche la capacità di poter effettivamente strutturare delle. Cooperazioni efficaci attraverso quindi dei, dei programmi eh, di ricerca, quindi cercare di far coincidere delle tempistiche, quindi mi dire, mettere in campo anche quello che è l'aspetto della ricerca che poi ricade a un aspetto un po' più politico di finanziamento, non è stato banale perché ovviamente i sistemi sono molto diversi e trovare in qualche modo la fase per portare avanti una programmazione non è assolutamente un elemento da sottovalutare. Ehm, quello che però è il vantaggio che viene fuori dall'esperienza del genere è appunto il cambiamento, il cambio di passo rispetto all'approccio che, che si vuole avere, che è quello di eh, rendersi conto che la strada è possibile soltanto quella della condivisione del dato, condivisione dell'infrastruttura e dell'interoperabilità, che è un altro, un altro elemento di cui poi parliamo anche un pochino più avanti. Ma... Come dire, eh, cruciale affinché un'infrastruttura di ricerca sia effettivamente sostenibile ed efficace. Ehm, a seguito di questo pro progetto ehm, è tenuta l'esperienza di Coplass, un altro progetto europeo che puntava questa volta a una cooperazione. Multilaterale, eh, focalizzata su delle tematiche ambientali ben precise, le famose grand challenge, che quindi in qualche modo uh, è il contesto reale in cui questo lavoro è nato, cioè l'idea di eh, porsi un, un problema comune che appunto, eh, incide a livello globale e cercare di capire come le diverse infrastrutture di ricerca. Eh, si, si pongono per, per affrontare il problema stesso e capire quindi come cercare di eh, ottenere, ottimizzare al meglio i dati che abbiamo e le, 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 e le distribuzioni presenti per poter effettivamente fare poi una ricerca completa, sostenibile ed efficace. All'interno di questo contesto eh, è stato poi creato ed è insomma, una cosa che mi piace eh, riportarvi più che altro perché è stata curata direttamente da noi, dagli NGV, quindi insomma è un'azione un, un che ci ha coinvolto intensamente e che poi eh, ci ha portato appunto a, anche a strutturare dei rapporti molto, molto concreti con varie realtà a livello, a livello globale. È il Forum per la cooperazione internazionale delle infrastrutture di ricerca a livello ambientale che è un tentativo ulteriore di integrazione e nasce proprio dall'esigenza dall ehm, che è emersa a seguito della, della, delle, evidenti, degli evidenti, delle evidenti difficoltà operative e logistiche che abbiamo incontrato nel, nel metterci in correlazione con altre parti del mondo, con altri approcci, con altre, con altre modalità. L'obiettivo era quello quindi di creare opportunità strategiche congiunte, di sfruttare ovviamente tutti i punti di forza possibili integrandoli e mettendoli insieme, eh, di colmare in questo modo quindi anche le, effettivamente le lacune eh, che si avevano a livello osservativo nelle, nelle, varie, nelle varie parti e non ultimo ovviamente quello di contribuire in una maniera proattiva a quelle che sono le, le, le politiche. Mondiali principali di finanziamento, ad esempio, e quindi in qualche modo indurre un cambiamento dal basso, no? cioè quindi provare a eh, innescare un sistema tale per cui poi avrebbe potuto eh, o dovrebbe influenzare quelli che sono le, 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 i meccanismi di finanziamento, eh, eh, e quindi in qualche modo rafforzare quella che è ver veramente la cooperazione tra, tra, tra le infrastrutture di ricerca. Dunque, questa, questa slide che vi fa un po' vedere, in cui questi pallini vi fanno vedere un po' le distribuzioni dei, delle varie infrastrutture di ricerca marine a livello globale, ehm, vuole fare un po' una sintesi di quelle che sono le, le evidenze emerse da. Da questo, da questo paper e che in qualche modo ci hanno portato anche una, una consapevolezza maggiore nella, nella possibilità di raggiungere delle, delle challenge a livello globale, quindi di quello che è stato fatto, dei vantaggi che abbiamo ottenuto, ma anche della strada ancora lunga che si deve percorrere per migliorare e potenziare il più possibile questi sistemi integrati. La prima cosa che ci siamo detti ovviamente è che, mh, è che vi ripeto, è che gli eventi eh, ambientali in generale, in questa fattispecie gli eventi marini estremi, richiedono il, il sistema, un sistema di osservazione il più robusto possibile, ma che sia ovviamente integrabile, che sia interdisciplinare, ehm, che sia distribuito, e il più vario possibile, proprio perché non, non una sola. Ehm, l'infrastruttura di ricerca può assolvere il compito di studiare, osservare e acquisire l'intera complessità dei, del, del, del sistema terra. Ora, indipendentemente quindi da quella che è la motorità scientifica, eh, economica, tecnologica di un paese, le, 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 le scale che andiamo a osservare sono talmente grandi che l'unica sostenibile via è quella dell'integrazione, quella di fornirci, eh, come dire, del, degli elementi di, di connessione che possano coprire ampie zone con una gestione in qualche modo separata o condivisa del, del, della tecnologia eh, e dell'infrastruttura dell che, che, che andiamo a realizzare. La, ora, indipendentemente poi dai domini e dalla... Di competenza delle singole infrastrutture, dicevamo prima che le infrastrutture di ricerca in qualche modo per loro, quelle ambientali, devono in qualche modo specializzarsi su dei domini di, di competenza. E poi ovviamente ci stanno tutta una serie di elementi di sovrapposizione che devono essere garantite, ed è proprio il sistema di apertura delle infrastrutture di ricerca in qualche modo li, li garantisce. Quindi, indipendentemente poi dai domini di competenza, l'interoperabilità. L'interoperabilità inter, delle infrastrutture di ricerca è, è proprio quella di ehm, andare al di là di quella che è la stringente competenza su cioè quello specifico interesse scientifico, ma mettere a disposizione comunque un dato che viene acquisito e viene acquisito secondo degli standard e che può essere quindi poi ehm, reso fruibile anche in altri domini di competenza da altri. Quindi questo è un aspetto assolutamente importante. Un altro importante aspetto è quello della distribuzione, dicevamo, del, del, dell'infrastruttura di ricerca. Quindi infrastrutture di ricerca quanto più distribuite chiaramente eh, permettono di eh, ampliare eh, la scala spaziale. Eh, quindi non soltanto quella temporale, non soltanto quella delle, della, delle competenze diciamo di domini di ricerca, ma anche quella spaziale rispetto alle problematiche globali. Se pensiamo uno fra tutto alle dinamiche del, del climate change, eh, è chiaro che andare a mh, identificare e monitorare eh, le aree dove ci sono i maggiori di point, quindi quei famosi punti di non ritorno che eh, vengono definiti nell'IPCC, eh, oltre il, il cui superamento il sistema non, non riesce più a tornare indietro, ma influenza a livello globale tutto il resto del, del, del sistema Terra è fondamentale perché l'informazione locale diventa un'informazione assolutamente tangibile e e di ampio respiro a livello, a livello spaziale, quindi con una grandissima uh, ricaduta su tutti quelli che poi sono i processi uh, distribuiti a livello, a livello locale. L'interoperabilità dicevamo, dicevamo, è, è l'elemento poi chiave delle infrastrutture di ricerca e al momento sicuramente lo sforzo più importante, il maggiore su cui ehm, tutte le infrastrutture di ricerca ambientali si stanno. Uh, focalizzando a livello globale. Il traguardo è quello di produrre dati fair, quindi che rispondono ai principi della fairness. E mh, già questo come presupposto richiede uno sforzo in. Uh, Veramente notevole per assolvere tutta una serie di azioni che eh, ammettono la standardizzazione del dato, l'adozione di protocolli, di best practice comuni, eh, l'armonizzazione del dato. Quindi, al momento, le infrastrutture di ricerca sono in qualche modo eh, tutte ugualmente impegnate nel tentativo di, di convergere rispetto a dei protocolli comuni che possono essere largamente condivisi e che possano portare quindi a un dato effettivamente eh, completamente interscambia interscambiabile e interoperabile, che ovviamente poi alla base del, della, della insomma è la chiave, se vogliamo, di quella che è il dialogo tra anche le varie singole comunità, come dicevamo prima. Questo, questa slide è una slide finale che cerca di, di, di in realtà poi darvi un'idea un del, del panorama eh, europeo. Le infrastrutture eh, di ricerca ambientale in Europa sono circa 26 e sono tutte aggregate e raccolte all'interno della comunità Embry. Eh, all'interno di questa comunità esiste appunto una roadmap. Eh, in cui si sono definite le azioni che porteranno alla, a quanto vi dicevo prima, quindi a tutti i protocolli, all alla convergenza all sui protocolli, alla standardizzazione, all'armonizzazione all dei dati e che eh, attraverso progetti, attraverso condivisioni anche di tecnologia, quindi poi la messa in campo di tutte quelle che sono le risorse delle infrastrutture, mirano a sviluppare. Dei, dei sistemi che siano totalmente integrabili, interoperabili per fornire eh, servizi realmente integrati. Questo avviene nell'ambito europeo, nell'ambito poi invece più eh, globale a livello mondiale, gli esempi di organizzazioni intergovernative come GEOS e come WMO, sono i rappresentanti diciamo, eh, più autorevoli per quanto riguarda i, i protocolli o comunque il il sono le entità che, che lavorano in maniera proattiva per cercare di rafforzare l'integrazione di tutti i sistemi osservativi a livello globale, promuovere la condivisione più ampia possibile, l'apertura e l'interscambiabilità dei, dei dati. Io ho finito, vi ringrazio per la vostra attenzione. Spero che abbiate domande o curiosità. E immagino che tolgo la presentazione. Grazie Nadia, grazie infinite per la presentazione. Aspetta che riapro, così vi, vi vedo. Ci sono domande o commenti da parte dei colleghi? Parte Umberto che ti ringrazia. Prego. Diciamo che l'obiettivo principale di questa presentazione era un po' passarvi l'esperienza dell'infrastruttura di ricerca, capire eh, un po' che cosa significa realmente un'infrastruttura di ricerca, al di là di quello che noi più generi genericamente eh, chiamiamo infrastrutture, che ovviamente ha diverse connotazioni, eh, quindi comprendere invece bene che cosa vuol dire eh, un'infrastruttura di ricerca lo trovo abbastanza come dire, importante soprattutto alla luce della nostra anche esperienza io ho una domanda in merito alle, ai vari organismi alle varie infrastrutture che tu hai rappresentato qui dall'Australia e le altre ma le relazioni che ci sono nella gestione di queste infrastrutture sono puramente in ambito di, che ne so, in ambito di convegno ci sono degli un in campo ambientale delle, delle, degli organismi che, che vi legano nella, nella, per obiettivi Unitari, insomma. Allora, diciamo che ci sono due vie parallele, ci sono vari ambiti di, di, di cooperazione. Diciamo che se, su, su una, una scala molto più tangibile esistono proprio dei, dei, dei programmi in cui, di eh, Memorandum of Understanding, no? Cioè, per dirti, Enzo eh, ha siglato un Memorandum of Understanding con l'infrastruttura canadese, che è la sua omologa in Canada, con l'obiettivo di, Uh, strutturare un programma per uh, convergere sulla tipologia di dato, l'alta frequenza, quindi tutta una serie di requisiti stringenti e, e molto ben caratterizzati, eh, al fine di essere effettivamente poi integrabili e riuscire a. Come dire, comunicare se ci pensi il canada rispetto al, al nostro sito europeo è eh, un sito veramente dall'altro lato dell'atlantico potremmo dire quindi è anche molto strategico poter avere una visione integrata rispetto a quello che è il processo lo studio dei processi l'osservazione dei processi ambientali quindi diciamo che il, la, le collaborazioni nascono eh, in maniera più bilaterale attraverso dei memorandum of understanding, ma poi vengono in qualche modo ripresi e eh, portati avanti attraverso delle road map più eh, di largo respiro, come quella che vi dicevo appunto di Embry, quindi in un contesto europeo dove si cercano di ottimizzare tutte le varie risorse e tutte le varie strategie metodologiche di implementazione tecnologica, dove si cerca di no, stare tutto nello stesso mainstream per essere quanto più da un lato osservativo, eterogenei, ma anche interoperabili appunto, per cui diciamo che la, la, la possibilità di, di interazione è una, una possibilità concreta, cioè il lavoro che si sta facendo è un lavoro molto concreto, non è va al di là di quello che è semplicemente l'incontrarsi a livello dei progetti, cioè bisogna anche un po' distinguere se vuoi quella che è l'attività eh, dell'infrastruttura che è per sua natura una, una progettualità a lungo termine, eh, che quindi eh, prevede tutta una serie di, 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 di mh di evoluzioni e quindi anche una visione nel futuro no? in cui implementare una infrastruttura di ricerca che ovviamente non, non può rimanere nel tempo simile a se stessa ma evolve perché evolve anche dietro alla tecnologia e dall'altro lato invece quelle che sono le attività progettuali che si inseriscono nell'ambito anche delle infrastrutture di ricerca ma sono un po' come dire le azioni quindi l'infrastruttura diventa il mezzo della, del, con cui operi determinate costruisci mattone per mattone la tua infrastruttura il progetto è quell'azione che ti fa dire tutti un po' nello stesso filone quindi se vuoi ci sono vari ambiti concreti di, di cooperazione okay. ci sono Peter e poi Antonio Costa um, buongiorno a tutti grazie mille per uh, la presentazione una uh, una cosa che mi, mi sto uh, so, so, mi sono venute due due domande uh, una una molto pratica proprio perché noi siamo coinvolti in una, um, una infra, uh, un, 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 un tentativo simile tramite EPOS no? eh, per la sismologia. Mi, mi sto chiedendo due cose. La nostra gestione interna dell'INGV, quanto vi supporta nella gestione delle infrastrutture? Perché noi ci, eh, in, per, per la sismologia, per esempio, ci incontriamo molto. Nei limiti di quello che, che il nostro uh, regolamento, la frammentazione in sezione ci pone nella gestione pratica di alcune. Voi, perché avete una scala diversa, lo vedete o non lo vedete questo problema? Questo è un, un problema molto pratico. L'altra domanda che vi, 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 vi volevo chiedere, io. Vedo comunque un overlap forte fra EPOS e EMSO, soprattutto per la sismologia, OBS, tutte queste cose. Però mi sto domandando, visto che ci stiamo concentrando, lato e EPOS andiamo in una direzione. EMSO va in non rischiamo di, 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 di quasi staccarsi? Perché io per esempio vedo che noi nel passato avevamo ricevuto dati anche da OBS che attualmente non riceviamo. Quindi Mi sto chiedendo, ci Li riceviamo noi? <ride> Sia, siamo proprio siamo an, eh, per, per la parte eh, interoperabilità. Lo facciamo all'interno di questi, questi due, due calderoni o riusciamo a, a convergere anche fra questi due calderoni? È semplicemente una cosa molto pratica perché, secondo me, proprio per INGV è molto rilevante questo aspetto visto che siamo coinvolti in entrambe le iniziative. Allora Partiamoci cioè, dal fatto che hai fatto le domande pesantissime, mm. <ride> cioè non sono così. Elementi. No, 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 ma è semplicemente. Um... No, allora, dunque, la, la, io ti, ti offro il mio punto di vista, ovviamente, che non è detto che sia esattamente quello giusto, perché io sono come dire. Mh... Sicuramente dentro alla mia infrastruttura e quindi consapevole di quello che è il, 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 il sistema all'interno della mia, ma non necessariamente, come dire, forse l'elemento che può risponderti con maggiore precisione. Dal mio punto di vista, ehm, per risponderti alla tua prima domanda, ovviamente le difficoltà ci stanno, il, mh, ci stanno e, e si vedono al di là di quelle che sono. Mh, come dire, le, le, le strategie anche no, progettuali forse di questo entro, almeno io le ho percepite come tali, quindi questa è una mia riflessione personale, ti confesso. E, ciò non di meno, l'INGV nel caso di EMSO rappresenta insomma proprio la representing entity, quindi con, come dire, ha un ruolo eh, molto rilevante rispetto al, all'Eric stesso e trovo che un ente italiano che comunque si freggi di due infrastrutture di ricerca come la nostra è sicuramente un motivo di grande vanto quindi voglio pensare che eh, in qualche modo nel, nel disegno di questo ente eh, gli ostacoli che voi state incontrando non sono deliberatamente per, per ostacolare l'evoluzione dell'Erica, dell ma più li voglio leggere più come una fase di assestamento di un uovo che deve essere incanalato in un'organizzazione stringente, no? e quindi in cui tutti dobbiamo, se vuoi, forse contribuire per aumentare anche quel grado di elasticità mentale, tale per cui riusciamo a essere effettivamente più smart. Nel, nel, Nell'azione poi all'interno della, della nostra infrastruttura di ricerca. Per quanto riguarda l'interoperabilità, eh, quello che tu dici è esattamente un po' quello che ti ho, la difficoltà che è venuta fuori e che vi riportavo. Cioè, quando si parla di interoperabilità, eh, ci sono delle premesse da fare eh, talmente importanti e consistenti che è chiaro che l'interoperabilità non può essere qualcosa che dici e metti in campo il giorno dopo. Quindi ci vogliono sicuramente delle, delle azioni coordinate e concordate, tale per cui si segue il famoso mainstream che vi dicevo e si va verso l'interoperabilità. Io credo che, anzi ne sono certa, che le aree di competenza comune di EPOS e di, e di Eric ci sono e sono assolutamente, come dire, in buona salute e, e, e convergono verso la finalità in qualche modo di mettersi insieme con la difficoltà di dover, e questo è un altro aspetto che se vuoi non è irrilevante, mettere insieme dei, dei sistemi che hanno dei, una maturità differente, cioè mentre in EPOS comunque credo l'organizzazione a livello proprio del dato sia già qualcosa di estremamente assodato e, e più... Um, c'è una maggiore consapevolezza, insomma, si parla più facilmente eh, la stessa lingua all'interno di quella comunità dentro eh, le infrastrutture come Enzo, si, si sta cercando, si sta spendendo tantissimo tempo per eh, creare un'armonizzazione dei dati che ci sono, eh, sono assolutamente eh, come dire, integrabili. Ma in qualche modo si deve fare quel passaggio in più rispetto all'interoperabilità, no? Quindi rispetto alla standardizzazione delle procedure, all'armonizzazione dei dati, al, al, al creare un set di dati, o comunque dei set di dati, o un approccio osservativo che sia effettivamente interoperabile. Non so se sono stata in grado di rispondere alla tua domanda, non era semplice. <ride> Grazie. Prego Antonio. Uh, Grazie Nadia per la presentazione. Io ho una domanda eh, legata all'iniziativa europea che si chiama Destination Earth, no? che ha come scopo quello di creare dei gemelli digitali eh, di diversi fenomeni della Terra e l'obiettivo finale è di creare un, un gemello digitale del sistema Terra nella sua interezza. Ora eh, l'iniziativa è partita con progetti proposti l'anno scorso, ora alcune st si stanno, ci eh, sono delle comunità che sono molto più avanti, tipo i meteorologi, altri. Come noi della Terra Solida, che siamo più indietro, eh, la proposta che sta approvata per iniziare a creare le prime componenti di queste di, di gemelle digitali. Ovviamente, nelle proposte, le proposte so, prevedono l'integrazione di modelli con dati in cui le infrastrutture eh, di ricerca sono determinanti. No? Tra questi, eh, nel nostro campo, appunto, EPOS, eh, ovviamente, pesantemente coinvolto. E, e la domanda che ho è se sai di iniziative al riguardo per gli oceani e qual è il grado di coinvolgimento di EMSO. Grazie. Allora non conosco direttamente l'iniziativa di cui mi stai parlando, quindi non so se è, la... è, è, è un programma decennale in realtà, okay. un programma di ricerca europeo che va da ora dall'anno scorso al 2000 proseguirà fino al 2029. Uh -huh. Che il programma è uno dei settori in cui c'è stato l'investimento più grosso dell'Unione dell Europea. Ok, no, quello che ti posso dire è che sicuramente dal punto di vista ambientale esistono proprio delle infrastrutture di ricerca come LifeWatch, ad esempio, che mirano a eh, sviluppare dei. Mh, come dire, dei, dei, dei sistemi di, di calcolo che permettono di comparare modelli differenti, quindi a creare un'infrastruttura più sulla parte di, mh, di computazione e di elaborazione del, del dato, ok? Quindi di elaborazione anche in termini di, di mh, scenari previsionali differenti, integrando la cosa interessante è questa, eh, appunto. Metodologie e modelli tipo differenti, quindi in qualche modo cercano dal loro punto di vista di, di, di compiere uno sforzo simile. Non ti so dire eh, effettivamente nello specifico quali siano le loro il loro grado di evoluzione. A che punto siano, eh, so che per esempio anche nel, nel, nel recente PNRR in qualche modo si sta eh, convergendo rispetto alla possibilità di. Mettere insieme queste aree, sviluppare delle aree dei servizi, no? cioè, quindi integrare banalmente anche tutto il dato che noi, come Italia, abbiamo e metterlo a sistema per fornire quei servizi. Il servizio chiaramente poi viene fuori da tutta una serie di elaborazioni che vengono fatte a partire da, da modelli e da un sistema di infrastruttura di, di, di computazionale che, viene, che dovrebbe essere realizzata. Quindi se questo è un po' l'orientamento, credo che i tentativi sicuramente in altri ambiti esistono. Io però ti confesso non so dirti il livello di maturità in cui, in cui sono. Grazie. Prego. Allora direi che possiamo, possiamo salutarci. Ritenerci. E... Fatti. <ride> Nadia, grazie ancora. e Ci aggiorniamo a mercoledì prossimo per un altro seminario. Io intanto interrompo lo streaming e eh, interrompo la eh, registrazione. Io vi ringrazio tutti per l'attenzione e per la vostra partecipazione. A presto.